Chi l'ha scritto? Tu ami molto quel libro, anche se non hai mai amato leggere, dissi la mattina a Jenny, la mia compagna, mentre facevamo colazione. Eravamo seduti in uno dei tavolini della pensione che si affacciava sul mare, bel mare di scogli, che si univa ai monti e alle colline e a una distesa di alberi immensi, che suggellava in un solo luogo le bellezze del piano fisico. Jenny diede un morso alla sua fetta di pane tostato. «Sì, strano, quel libro mi affascina per come spiega la costituzione della materia», ammise. «Chi l'ha scritto?» chiesi. «Uno scienziato americano. Chi è l'editore italiano?» «Veramente non lo so, non mi interessa. Mi interessa come la scienza riesca a conoscere tutto della materia». «Sei proprio sicura?» «Beh, sì», disse Jenny. «Beata te. A me la scienza non ha mai spiegato perché tu ed io ci vogliamo bene, o perché tu sei incinta, o perché mio padre è morto molto giovane». «Che c'entra?» disse Jenny. «C'entra e come? Perché, secondo te, che cosa dovrei fare per non credere più a quello che scrive lo scienziato americano?» chiese Jenny. «Ti dovresti guardare nello specchio con quella famosa sincerità che è alla base di chi vuole veramente conoscersi e chiederti se quello che hai detto nei tuoi pochi o molti libri abbia mai accennato a cambiarti minimamente la vita». «Cambiare in che senso?» «Non cambiare nel senso che la tua vita è diventata diversa, ma se ciò che hai trovato nei libri ha cambiato il modo di leggere la tua vita e quella degli altri, ha cambiato la qualità della tua vita». «Beh, direi di no», disse Jenny. «Non solo, ma devi anche chiederti se la lettura dei libri, come quello dello scienziato americano, non ha sortito altro effetto se non quello di suggerirti un'altra serie di maschere dietro le quali nascondere i tuoi veri perché. Maschere che rendono ancora più difficile per la tua osservazione la lettura di ciò che veramente sei e di ciò che veramente vuoi». «Tu distruggi tutto», sbottò Jenny. «No, cerco solo di metterti in guardia dalla tua mente, che sempre ti illude di aver trovato delle risposte che spiegano la vita, che appaiono come verità definitive, ma che in realtà continuano da sempre a non esserlo». «Oh, K», volle terminare Jenny. Forse disse così per rendere un ulteriore omaggio al suo scienziato americano. Commento: la scienza vive, deve vivere di mente, tranne i casi di scienziati molto evoluti. Ma la mente non può spiegare i perché della vita, perché è la schiava della coscienza. Chi può rispondere ai perché della vita, a mano che si amplia, è solo la coscienza che ci ha imposto la condizione umana.